Antonio, che ti devo raccontare? Che mi devi raccontare? Cosa significa intanto per te il fatto che sono venuti e ti hanno sbaraccato tutto? Guarda, io non mi vergogno di niente, guarda, veramente. Io prendo e faccio di nuovo baracca. Qual è il problema? Non sono né un delinquente, né un drogato, né uno spacciatore e nulla altro. Basta. Qualcuno ha segnalato che questo sì, dice, ledeva l'immagine ovviamente della città, ledeva, tu sei tra l'altro in una zona assolutamente centrale di Bari. Sicuramente, questo sì. Perché non stai in un dormitorio, non stai in una comunità e vivi per strada? Te la posso chiedere una sigaretta? Grazie. Prego. Perché stai per strada e non stai in un dormitorio? Sono stato in dormitorio 10 giorni e poi ti mandano per strada una settimana, 10 giorni, anche poi non stai, sai, crolli. Ah. Quando sei finito per strada? Quando hai cominciato a vivere per strada? Sono almeno 2 anni. Cosa ti manca di più della vita che avevi prima? Mia figlia e la mia attività, il mio lavoro. Perché tu un lavoro ce l'avevi, Un lavoro ce l'avevi? A stazioni di carburanti e bar. Perché è andato tutto a mare? Perché comunque quello è un settore che è fallito, infatti la figura del gestore non esiste più. Ti faccio un esempio, Antonio, i tassisti si sono fatti rispettare anni fa, hanno fatto la bomba, perché giusto, noi gestori non siamo stati all'altezza di farci rispettare. Il caro benzina, il caro gasolio, è andata male. Abbiamo chiuso in tanti, ho tanti colleghi in tutta la Puglia e non solo. Che sono finiti gamballare. Bravo. Più grandi di me, padri di figli. E non avevi proprio alternative. Quindi, a finire per strada, cioè questa era l'unica possibilità. La petrolifera ti succhia tutto. Familiari, amici, qualcuno che riuscisse. I familiari stanno facendo la guerra tra loro per un appartamento. Mio fratello, mia sorella, mia madre si stanno scannando tra loro. Da quanto tempo non vedi tua figlia? Da 1 anno. Ti vergogni di vederla? Sì, così sì. Lei non lo sa che vivi per strada. Nel caso in cui ci siano i vigili, voi intervenite quando stanno dormendo? Con i vigili andiamo. E in questo caso non è la prima volta, questa è la seconda volta che mi capita una cosa del genere. Cioè che stanno dormendo, non ci sono i vigili, voi andate via. Perché non potete cercare. Come facile. Questo te lo lascio, però il resto devo togliere. Quello devo buttare tutto via. Okay. A te ti lascio stare perché stai dormendo. Adesso. Quel materiale là io devo togliere. Adesso. E da Corso Italia ci trasferiamo a Corso Benedetto Croce. Qui vivono 2 cittadini marocchini, uno algerino, che da 1 anno vengono seguiti da alcuni residenti. Li portano dei pasti caldi tutte le sere, quando è necessario anche dei medicinali, o provvedono ad ulteriori necessità. Gli operai dell'AMIU sono venuti anche qui per sbaraccare coperte e cartoni, perché evidentemente qualche cittadino ha fatto delle segnalazioni alla polizia locale, ma è successa qualcosa. L'intervento dei residenti ha fatto in modo che si trovasse un compromesso. Loro adesso, gli altri due, hanno un po' di roba che... Sì, mi dispiace pure. Allora, rimane stanotte, non potrebbero dormire in mezzo alla strada. Allora, il problema è che se tu mi dai un giorno di tempo, loro tolgono le cose, tu domani le butti e domani sera si trova. Cioè, è questo quello. Io lo so che... Io lavoro, sono esecutore di ordini. Lo so. C'è stata una segnalazione dalla polizia locale in azienda. Ci ha chiamato l'ingegnere dell'azienda e di andare via a Cito dei Gaspi e alla stazione. Allora io ho attenzionato i servizi sociali del comune. Quindi... Se lei mi promette che entro domani... No,
dentro domani loro almeno tolgono le loro, i vestiti che hanno, le coperte. Ripassare quello che rimane. E quello domani poi gli togliete i cartoni, giusto per far vedere, perché poi ritornerà tutto come prima, questo è il discorso. E domani faccia togliere tutto quello che gli serve. Ok, a posto. Cartoni, le altre schifezze che non possono rimanere. Lo so. Li vengo a prendere domani pomeriggio. Perfetto, okay. Io lo avviso, dico togliete sta roba domani mattina, perché loro dormono qui, in questo discorso. Mi dispiace. Ma io lo so, io sono consapevole mi dispiace, di questo fatto. Fa freddo, però... Ascoltatemi, lo so che voi avete avuto un ordine, dovete seguire l'ordine, però, ripeto, molte volte c'è... un fattore che si chiama umanità e di questi tempi ne abbiamo tanto bisogno. Ok, questo è tutto. Quindi se ci date un po' di tempo, noi vediamo un attimino. Stasera Corso Italia mi hanno fatto buttare delle coperte, cartoni. Lo so. Beh, togliere una coperta a una persona che vive in mezzo alla strada dispiace umanamente, però purtroppo io sono... Purtroppo, diciamo, tra virgolette, sono stati anche adottati un po' da tutto il quartiere. Purtroppo io devo fare... La sera, a turno, portiamo la cena. Il mio lavoro. Se non seguisco a fare il mio lavoro. Perfetto. Prendo le mie sanzioni. Okay. Allora, con tutto il cuore. Allora, però un compromesso può essere quello che loro, sì, loro tolgono le cose, sì, no, le cose loro, almeno l'abbigliamento, e domani si viene e si toglie tutto. Problema. Io domani pomeriggio vengo con gli operatori del mercato che è qui vicino al carcere, dopo perché, che finisco noi i mercati, abbiamo mai la scorta, anche qua. Abbiamo scorta di coperti, cuscini, che quando servono glieli portiamo, perché è diventato un... Questo è tutto. Beh, grazie. Okay. Niente, non c'è problema. Domani quello che trovo nel pomeriggio. Benissimo. Faccio pulire. Ok. Si prendessero la roba. No, è la roba personale, insomma, questo è tutto. Sono solo... Adesso dovrei buttare tu. Lo so, purtroppo, ripeto, qua dobbiamo volerci bene, altrimenti Per carità, il mondo finisce. Io, domani pomeriggio porto un paio di persone, perfetto. Faccio pulire. Ok, grazie infinite. Mi dispiace anche qua. No, lo so che cosa vuol dire avere un tetto e uno non avere un tetto. Ascolti, noi ci stiamo impegnando anche con il comune e ci hanno promesso che ci danno una mano i servizi sociali per trovare una collocazione, però purtroppo in questo momento, per via del Covid eccetera eccetera, la situazione sia un po' complicata, cioè la burocrazia è più lunga, però anzi, troveremo... Piacere che li porta anche un pasto caldo, perché so che almeno c'è qualcuno che li pensa. Tenga conto che si sono offerte anche persone che passando hanno chiesto possiamo contribuire anche noi, allora abbiamo creato una turnazione, quindi a turno. Cioè abbiamo un gruppo WhatsApp e la sera portiamo la cena, se hanno bisogno di farmaci. Siamo mal visti perché siamo andati a togliere il materiale a uno che vive in mezzo alla strada. Umanamente a me dispiace, ci siamo capiti. Però poi grazie, perfetto, grazie. Malincuore, grazie. Dovrei fare il mio lavoro. Grazie infinite. Grazie, domani pomeriggio vengo. Grazie tanto. Noi adesso lo avvisiamo. Buonasera. Che può stare. Grazie ancora. Buonasera. Allora, loro passeranno domani sera a prendere la roba, i cartoni e così. Domani mattina togliti le coperte, stasera avvisiamo anche Rashid e Ridwan e vediamo un attimino di togliere questa roba, perché loro verranno domani, puliranno e poi domani sera vi dovete risistemare qui, ok? Domani mattina devi togliere questa roba, se no loro la prendono e la buttano. E quindi domani sera tu non trovi più niente, quindi dormirai al freddo. Invece tu la togli. Tu domani mattina togli quelle cose che ti servono di più, le coperte. Te le vai a conservare nel giardino dove metti l'altra roba e domani sera te la risistemi. Ok? Dormo qui. Sì, dormi qui. Dove devi dormire? Capisci? Per loro fare qualcosa. No, a te non fanno niente, devono stai solo tranquillo, pulire. Non ti stai succede tranquillo. Niente. Non succede niente. Stai tranquillo. Rilassati, non ti succede niente. Lascio roba. Tu lo sai che ti vogliamo bene, stai tranquillo. No, lascio roba. La roba te la devi portare domani mattina e domani sera la rimetti di nuovo. Hai capito? Sì. Perché loro domani devono togliere i cartoni e ciò che trovano. Capisci? Quindi questa roba domani mattina la sposti, te la metti nel giardino. E domani sera te la riporti qua. Ok? Puoi più tardi, passo e farlo sia con i quanti che con Rashid. Cioè, quando arriva, non si fa più niente. Come è successo a sera?